Alcuni hanno fatto delle critiche alla mia affermazione ateismo uguale depressione, dicendo che era una mia opinione. Può anche essere, però ci sono delle mappe e delle statistiche, per questo ho chiamato il video così, depressione statistica, che diciamo darebbero un po' conferma a quello che io dico. Perché? Perché la depressione ha, diciamo, un parametro discreto, cioè che si può misurare in modo sicuro, perché una cosa discreta è una cosa divisa in numero naturale, si può contare con i numeri interi naturali, e questo parametro discreto che è legato alla depressione è il numero di suicidi. Certo, effettivamente uno dice, ma uno si può suicidare per tanti motivi. È vero, ma quando il numero aumenta in modo statisticamente rilevante rispetto alla media, in un paese ci si può chiedere perché. Cos'è successo in quel paese? Se poi questo tasso è molto simile in una regione dove ci sono vari paesi confinanti fra di loro, beh, uno si può chiedere, ma cosa è successo in quella zona? Bene, se voi andate a vedere questa mappa che metterò nel mio blog, vedrete il tasso di suicidi in tutta Europa e noterete che mediamente, cioè un tasso di 15 persone, cioè su 15 persone più ogni 100.000 abitanti si suicidano. Questo tasso, che è di 15 e più, è, guarda caso, ma proprio guarda caso, diffuso nei paesi dell'ex Unione Sovietica, Russia, Polonia, che si chiama Estonia, Lituania, Ungheria, Moldavia, ora non mi ricordo se c'era anche la Moldavia, insomma i paesi dell'est, dall'altra parte della cortina di ferro. Ma guarda te che strano. Poi certo, non è che in Islanda e in Belgio scherzino, ma si vede chiaramente che c'è un aumento nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Ma facciamoci una domanda: cosa c'era in Unione Sovietica? Ah, l'ateismo scientifico. Bisognava essere atei per legge. Ma guarda se, che strano. Ma che sfortuna che avete atei, eh? Oh, sta sfortuna. E dov'è il minor tasso di suicidi? Spagna? Italia? Portogallo? Paesi a lunghissima tradizione cattolica che non hanno avuto il comunismo? Ma che strano, eh? Che sfortuna, eh? Ma sarà una coincidenza alla fine, dai. Se guardate altre mappe, vedete cose simili. L'Unione Sovietica e tutti i paesi confinanti, cioè i paesi satelliti dell'URSS, hanno tassi di suicidio alto, molto alto. E tra l'altro, guarda una cosa, che il tasso di suicidi in Francia, che guardate una nazione che ha subito l'illuminismo, non è a livello come dell'Unione Sovietica, degli ex paesi dell'Unione Sovietica, però è un po' altino. Ci sarà un collegamento? Io non voglio di nulla.